Buongiorno a tutti. Secondo i dati della School of Management del Politecnico di Milano, in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale cresce notevolmente. Nel 2023 ha segnato un più 52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro. Probabilmente nei prossimi 10 anni l'intelligenza artificiale e la robotica saranno completamente integrate all'interno delle operazioni aziendali, con un forte impatto sull'efficienza delle organizzazioni. Con noi oggi per parlare di rivoluzioni tecnologiche abbiamo Aldo Bucci, Sales Manager Industrial Automation di Keba. Buongiorno Aldo. Buongiorno. Guido Colombo, AD e CEO di Orchestra. Buongiorno Guido. Buongiorno. Maurizio Milazzo, Sales Director South Europe di TXone Networks. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti. Aldo, l'anno scorso durante SPS Italia il vostro invito recitava: qui non si tratta solo di automazione industriale, si tratta anche di trasformare le vostre idee in realtà. Immagino quindi che i vostri clienti vi chiedano sì soluzioni innovative, ma soprattutto soluzioni molto particolari. Quali sono quindi le ultime tecnologie che state implementando? Sì, buongiorno ancora a tutti. Diciamo, noi di Keba, cerchiamo di instaurare un dialogo continuo, con i nostri clienti. Questo ci permette di identificare le nuove necessità e anche le aree di miglioramento. Ecco, durante questi dialoghi, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo notato un'evoluzione delle strategie di approvvigionamento. Sicuramente la criticità della supply chain, che tutto il nostro settore ha subito negli ultimi anni, ha spinto sempre più clienti alla ricerca di soluzioni resilienti e aperte che consentano di integrare tecnologie e prodotti multivendor. Una seconda, richiesta che stiamo riscontrando da parte degli OEM è la necessità di ridurre il time to market quando si sviluppa una nuova macchina. Ne deriva quindi che i nuovi prodotti, le nuove soluzioni di automazione devono essere non solo funzionali e con un prezzo adeguato, ma devono altresì essere corredati da strumenti di engineering che consentano un semplice utilizzo della soluzione e la facile integrazione nelle architetture aperte di cui abbiamo parlato in precedenza. Ecco, tornando invece alla seconda parte della domanda, quindi quali sono le nostre tecnologie innovative, possiamo citarne almeno due degne di nota e che presenteremo in fiera. La prima riguarda l'evoluzione dei nostri terminali Safe Wireless, in cui abbiamo implementato una nuova funzionalità che consente di definire l'area entro la quale l'operatore può interagire in sicurezza con la macchina. Questa nuova funzionalità, che chiamiamo Operational Area Monitor, può essere immaginata come un cavo virtuale con una lunghezza predefinita, che consente all'operatore di interagire con la macchina in sicurezza solo entro la distanza impostata, però sempre comunque senza l'intralcio del cavo. La seconda innovazione che presenteremo in fiera, ma sicuramente non è meno importante, riguarda un po', tema, di questa videopillola, quindi l'intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato un modulo di espansione computazionale dedicato all'esecuzione real time di reti neurali connesso alla CPU principale. Quindi, oltre all'hardware, abbiamo sviluppato una libreria software per poter gestire le elaborazioni dei modelli neurali a livello PLC. L'idea che abbiamo in mente è quella di rendere disponibile le funzionalità di intelligenza artificiale eseguite localmente, quindi e non su cloud, ai tecnici di automazione, senza che siano necessariamente degli esperti di artificial intelligence. In fiera porteremo proprio una dimostrazione applicativa di questo prodotto, quindi attraverso l'elaborazione delle immagini acquisite da una comune telecamera montata su un robot, mostreremo come sia semplice riconoscere in tempo reale gli oggetti da manipolare e definirne la strategia di presa. Bene, grazie Aldo.
Guido, così come è stata Industria 4.0 con la digitalizzazione, il piano Transizione 5.0 per le aziende manifatturiere è un'opportunità di crescita e di innovazione indirizzata verso la sostenibilità ambientale. E quindi misurare in modo ragionato i consumi energetici è un primo passo importante. Come lo possiamo fare? Sì, certo. Allora, premetto che noi siamo cresciuti con l'Industria 4.0 che ci ha permesso di portare in campo delle tecnologie per interconnettere qualsiasi macchina, impianto, nuovi, vecchi, tutti i sensori. Quindi siamo sulla parte bassa in fabbrica e questo ci ha permesso sostanzialmente adesso con l'avvento della 5.0 di poter ovviamente integrare, leggere e controllare anche i consumi energetici delle macchine. Il tema sembrerebbe semplice, ma di fatto ha una sua complessità legata al fatto che non mi basta solo sapere quanto la macchina sta consumando, ma devo sapere anche cosa sta facendo la macchina in quel momento. E quindi abbiamo bisogno di fare una data fusion tra varie sorgenti di informazioni e alla fine arriviamo a calcolare esattamente il consumo energetico per fare un singolo pezzo all'interno di una macchina o di una linea. Questa è la base di partenza per poter approdare poi a questa, alla misura della 5.0 che offre crediti di imposta variabili dal 35 al 45% a seconda del risparmio energetico che si è ottenuto con questo investimento. L'altro aspetto è la complessità della procedura stessa per accedere alla misura, che prevede un'analisi dei consumi energetici ex ante, quindi cosa consumo oggi, e alla fine, entro fine 2025, quanto l'investimento mi ha fatto guadagnare in risparmio energetico, quindi un'analisi ex post, dove sono implicati ovviamente degli ingegneri energetici e per fare questo noi abbiamo degli accordi con aziende specializzate che si occupano proprio di tutta la pratica, quindi dalla sottomissione della domanda all'autorità dell'energia che deve approvarla fino alla fine del processo con una perizia che dimostra che quanto dichiarato all'inizio è effettivamente il risultato che si è ottenuto. Liberando quindi il cliente da qualsiasi onere e impegno nel mettersi lui a gestire una pratica e una complessità tecnologica di una certa rilevanza. Dal punto di vista della tecnologia noi applichiamo tantissime tecniche, ovviamente applichiamo varie tecniche anche dell'ambito dell'intelligenza artificiale per poter raggiungere questo obiettivo in modo certo, garantito e in tempi brevi. Grazie Guido. Maurizio, più aumenta l'integrazione della tecnologia IT e degli ambienti OT e più le aziende hanno bisogno di essere protette per salvaguardare loro stesse e anche tutta la filiera di cui fanno parte. Qual è l'approccio che deve essere adottato da un'azienda che vuole proteggere la sua proprietà intellettuale, garantirsi la sua produzione, eccetera? E quali mezzi possono essere utilizzati? Allora, partiamo da una nostra indagine che abbiamo realizzato nel 2023 con Frost & Sullivan, dove sono state intervistate oltre 400 organizzazioni industriali anche in Europa. È emerso che, tra l'altro, pensate, il 97% degli incidenti cyber nel mondo IT corporate impatta le operations. Il 52% degli incidenti cyber sono causati dal personale di manutenzione, quindi più della metà, e il 66% degli incidenti cyber in impianti industriali sono generati generalmente dal comportamento del personale di automazione. Quindi la persona, il comportamento del personale è molto importante perché impatta negativamente sulle vulnerabilità e sugli incidenti cyber. Da queste informazioni si deduce che è indispensabile proteggere le operations con tecnologie OT native, sottolineo OT native, ovvero realizzate solo per il mondo dell'operation, quindi che non vengano trasmigrate dal mondo IT al mondo OT perché non funzionano ovviamente, non riconoscendo i protocolli in modo adeguato. Quindi soluzioni OT native che riconoscano automaticamente i protocolli industriali e in contemporanea però addestrare il personale di automation a produrre o erogare servizi al cittadino con un'attenzione particolare alla cyber security.
In TXOA Networks consigliamo ai nostri clienti di identificare prima di tutto una strategia, se è possibile, di difesa e di risposta, e lì entra il tema, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo dei sistemi di machine learning con degli algoritmi all'interno delle nostre, diciamo, soluzioni tecnologiche, che danno anche la risposta però all'eventuale attacco, bloccandolo. E proponiamo quindi la nostra strategia OT Zero Trust, in questo caso, che blocca le minacce cyber basandosi sul Least Privilege Manner, che significa che chi non è autorizzato a circolare nella rete industriale viene immediatamente bloccato, evitando quindi o mitigando il fermo impianto, diciamo non programmato, per motivi di manutenzione. È emerso inoltre che le tecnologie di difesa utilizzate nel mondo IT non sono valide nel mondo IT, poiché non possono proteggere i PC industriali con sistemi legacy come XP, Windows 7, eccetera. Richiedono un aggiornamento costante impensabile nel mondo IT, non riconoscono i protocolli IT e le soluzioni IT sono esagerate e compromettono le operations. Una volta installate su PC industriali, le soluzioni IT richiedono il reboot della macchina, per esempio, cosa inaccettabile nel mondo della produzione industriale. Le nostre tecnologie di Next Generation Antivirus e Anti-Malware e Threat Detection di protezione degli endpoint industriali si basano sul whitelisting, che è un tema, diciamo, abbastanza noto anche ai non addetti ai lavori, e offrono anche la funzionalità di lockdown, cioè di isolamento della macchina, con sistemi operativi obsoleti a partire da Windows XP e Windows 7. Riguardo alla protezione della rete, offriamo tecnologie di Intrusion Detection, cioè individuo l'intrusione, e Intrusion Protection la blocco, perché è diversa dal traffico regolare, diciamo, che ho identificato precedentemente e l'ho fatta acquisire agli algoritmi di machine learning, e anche firewall industriali che lavorano a fianco degli asset in fabbrica, quindi non a livello 4 o 5 del pool to model, ma a livello 0-2 del pool to model. Tutte le nostre tecnologie non richiedono il reboot della macchina dopo l'installazione e sono hardware bypass nel caso della difesa della rete, in questo caso, evitando così di dover bloccare la produzione nella fase di installazione. Benissimo, grazie Maurizio. Non abbiamo nemmeno passato un quarto di secolo dall'inizio del nuovo millennio, ma mai come in questo periodo la tecnologia è stata rivoluzionaria. Non pensiamo solo all'intelligenza artificiale, ma anche a quello che ora consideriamo un semplice smartphone e che viene sempre più utilizzato anche nell'industria. Pensiamo anche all'IoT, al 5G, all'Edge, al cloud computing. L'uomo modifica e migliora la tecnologia per rendere la vita più semplice e soprattutto più sicura, ma più si va avanti e più serve conoscenza. La condivisione di questa conoscenza è importante, soprattutto per migliorare e avanzare tecnologicamente, ed è per questo che vi invito a fare un giro tra gli stand di SPS Italia e a incontrare e a parlare con i nostri relatori. Grazie per averci seguito, arrivederci a Parma dal 28 al 30 maggio.